Buonasera amici di Mondo Futsal, saluto da Valerio Di Prospero ed Emanuele Barzi. 19esima giornata del campionato di Serie D, si affrontano l'Ele Nettuno e Littoriana Futsal. Ora rimessa laterale per l'Ele Nettuno con Monteforte, la palla che rimane lì, ancora Monteforte, murato da Merola. Merola, poi Balestrieri. Ancora Balestrieri, buona posizione, parte il tiro di Balestrieri, palla che termina fuori. Poi Novara, Novara per Amadori che riesce ad andare via e colpisce il palo. Poi Balestrieri per Capoccia, palla che rimane lì, allora Merola si invola verso la porta avversaria, Merola! E arriva il gol del Littoriana Futsal con Merola. Rimedia Pace, allora può ripartire l'Ele Nettuno. Con Gomiero, la parata di Grassia, non riesce a girarsi, allora Gomiero punta il difensore, Gomiero scarica per Scarpetti, la deviazione di Grassia, ancora Scarpetti, poi Gomiero trova l'angolino basso, dunque pareggio dell'Ele Nettuno con Gomiero. Scarpetti, Monteforte, poi Novara, ancora Novara, Amadori, bravo qui Grassia, poi Scarpetti, ora Scarpetti trova Gian Giacomo, bravissimo qui a stoppare il numero 3 che termina a terra, arriva il fischio, calcio di rigore per l'Ele Nettuno. Tutto pronto per il fischio dell'arbitro, arriva il tiro e il gol di Monteforte. L'Ele Nettuno passa in vantaggio. Merola, mentre il direttore di gara segnala 2 minuti alla fine della prima frazione. Ora Scarpetti per Novara, arriva il 3-1 dell'Ele Nettuno con Novara. Caperna, poi Guida per Narciso e poi il gol di Capoccia che accorcia le distanze. Torri sbaglia qui, allora Scarpetti, Amadori, di nuovo Scarpetti sulla sinistra, è clamoroso l'errore di Gian Giacomo da 2 passi. Merola, ancora Merola, Merola, poi la palla che rimane lì e Merola da terra trova il pareggio, che gol di Merola. Torri, poi Caperna, la palla che rimane lì, Torri, la traversa di Torri. Monteforte carica il sinistro, la palla che rimane lì, Novara. Bravissimo Grassia che fa anche ripartire la sua squadra con Torri da solo davanti a Caperna, bravissimo anche Caperna. Scarpetti, Monteforte, ancora Scarpetti da solo davanti al portiere, Scarpetti per Narciso, sbaglia il passaggio Narciso, allora Novara, ancora Novara, il rimpallo lo aiuta, ancora Novara, la palla dentro, poi Scarpetti, il palo, palla che rimane lì. Grassia, Novara però intercetta pallone, poi Pace, Grassia, poi Monteforte, arriva il gol dell'Ele Nettuno con Monteforte. Ora Merola, parte Merola sulla destra, trova un gol impossibile Merola, 4 pari, ma da dove ha segnato il capitano? Monteforte per Novara, Novara, il gol del capitano, la doppietta per Solle di Novara e arriva dunque il nuovo vantaggio. Ora Monteforte, ancora Monteforte, carica il sinistro, di nuovo Monteforte, il palo, si incarica della battuta Scarpetti, parte ora Scarpetti, arriva il gol di Scarpetti, la palla che termina dal braccio di Caperna, poi Amadori dall'altra parte, ancora Amadori
Amadori, il gol dell'Ele Nettuno che chiude la pratica del direttore di gara. Dicevamo, l'Ele Nettuno che con questi tre punti mette una grossa pedaglia su Bluff, mentre dall'altra parte Scarpetti, ancora Scarpetti, arriva il gol 4 minuti dalla fine, il risultato era di parità. Arriva ora il triplice fischio del signor Loffre di Latina. L'Ele Nettuno batte Littoriana Futsal 8-4. E dal campo dell'Ele Nettuno è tutto. Un saluto agli amici di Mondo Futsal da Valerio Di Prospero ed Emanuele Barzi.